Ciao, sono Gianluca Scribano, oggi vi parlo dal centro di Roma, in via Urbana, siamo a due passi dal Colosseo, stiamo andando su al quarto piano di questo bel palazzo della Roma antica a ritirare un arredo che abbiamo comprato. Non vi voglio parlare tanto di questo arredo, che comunque vi farei vedere, ma ve l'avrei fatto comunque vedere in negozio, ma di un artista. Io ho comprato questo arredo dagli eredi di quest'artista, una professoressa che ha insegnato tutta la sua vita e nel frattempo ha prodotto delle opere d'arte che nessuno ha mai visto. Non le hanno mai viste perché, come tantissimi artisti italiani, non ha mai esposto, non ha mai contattato nessun gallerista, le sue opere sono rimaste sconosciute all'interno della sua casa. Io con questo video voglio dare a questa artista la possibilità di far vedere le proprie opere. È una ceramista molto brava che ha prodotto la maggior parte delle proprie opere alla metà degli anni del Novecento, quindi 1950, 1960, 1970, e ha prodotto anche dei disegni molto belli. Ho comprato tutta la collezione e vi farò vedere qualcosina, poi una volta in negozio la studieremo, la apprezzeremo, la metteremo su internet e la commercializzeremo. Quindi seguitemi in questa nuova avventura, vi farò vedere anche la casa, tutto quello che abbiamo comprato e magari vi presenterò gli eredi se vogliono, se no no. Ciao! Eccoci qua, allora siamo entrati nella casa e questa è la casa della dottoressa Maria Grazia Coloni, che ha prodotto delle opere d'arte che vi voglio far vedere. Le opere d'arte, abbiamo comprato l'intera collezione, più o meno le opere d'arte sono delle ceramiche, a volte è terracotta, altre volte è terracotta smaltata. Questa è la firma, 1960, ha iniziato negli anni 50, le ha fatte per 20-30 anni. Sono coerenti stilisticamente ovviamente con la produzione ceramista espressionista degli anni 60. Questi sono dei disegni che abbiamo trovato, sempre della stessa artista. Sono molto belli. Purtroppo, come molti artisti fanno, un errore, ricordatevi se siete degli artisti, da non fare, firmate sempre i vostri lavori, così da non rendere complicato il lavoro dello storico dell'arte da una parte e dell'antiquario dall'altra. Come vedete ha una mano ottima. Quindi ritrattista, paesaggista, ha spaziato dal naturalismo all'espressionismo e anche ci vedo anche un pochino di impressionismo. Una bella Venezia. Comunque poi con calma ve li faremo vedere. Oggi non sto soltanto presentando la collezione di Maria Grazia, ma sto anche ritirando con dei trasportatori ciò che ho comprato. Abbiamo comprato tutto l'arredo, è un bel arredo, sono i mobili, sono soprattutto anni 60. Vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Questa produzione qua, ce ne sono diversi. Abbiamo comprato questo bellissimo quadro, che è un 800 napoletano. Ok, se mi segui faccio vedere cos'altro abbiamo comprato. Intanto vedete la casa di quest'artista, dove ha vissuto. Un bellissimo portapiante in ottone, manifattura italiana degli anni 30. Qui siamo in Francia, nel periodo Napoleone III, ed è un classico tavolino da lavoro. Okay. Seguimi. I miei trasportatori sono molto veloci, quindi hanno già ritirato il salotto che stava qua e vi volevo far vedere. Ve lo farò vedere quando arriva in negozio, un bellissimo salotto della Roma del 1830, quindi pieno periodo Luigi Filippo. Questa è la specchiera, quindi nel Luigi Filippo a Roma si guarda allo stile Luigi XV, diciamo impreziosendolo e direi anche un pochino involgarendolo e appesantendolo. Comunque è uno stile particolare, molto bello e molto apprezzato dai collezionisti. E qui non c'è più nulla perché hanno già ritirato tutto. Questo sia sempre, penso sia sempre una produzione della stessa artista, però non sono sicuro, dovremmo chiedere conferma. Andiamo a vedere di là. Quindi continuiamo con la rassegna di mobili. Qui siamo negli anni 50, anni 60. Questo è un comò a toletta. Questo, come vedete, andava ai fianchi del letto. Ovviamente questo è un arredo che sta qua
da 70 anni, quindi lo vedete, vedete effettivamente come veniva arredata una casa 70 anni fa, molto diverso da come viene arredata adesso. Queste sono le poltrone, sempre della stessa epoca. Dovete ritirare anche questa toletta e queste poltrone. Tieni. Questa? Sì. L'armadio, questo qui, non lo abbiamo acquistato perché è troppo grande, troppo difficile da portare giù. Siamo al quinto piano senza ascensore, le scale sono molto strette, quindi in queste case molto spesso è difficile portare via mobili grandi. Questa è la poltrona in pelle, qui siamo in Inghilterra e torniamo indietro tra la fine dell'8 e i primi del 9. Direi dalla condizione siamo nel 1820, anche se la gamba, come vedete, è Giorgio III, quindi riprende uno stile di 100 anni prima. Vieni pure. Qui non c'è la luce, vediamo se riusciamo a accenderla. Vieni. Questa è la camera da letto. E rispetto agli anni 60 andiamo indietro di 20 anni. Qui siamo negli anni 40. Questa è una camera da letto, probabilmente di manifattura romana degli anni 40, molto bella. E lo stile è Luigi XVI. Questo è il piano in marmo. Il marmo è nero portoro, quindi è una cosa senz'altro fatta in Italia. E questa è la toletta. Anche in questo caso, questi mobili li lasciamo qua, non li possiamo ritirare, sono troppo grandi, troppo ingombranti e hanno poco mercato. Abbiamo preso però il lampadario in alabastro, siamo nello stile impero, però fatto nel 1920, scusate. E abbiamo preso questo carrello che invece è degli anni 60. Quindi, ricapitolando, gli anni 60 li ritiriamo perché si vendono, gli anni 30-40 lo stile Luigi XVI. No, qual è la differenza tra i due? Questo non è uno stile inventato in quest'epoca, diciamo è fuori epoca, lo stile Luigi XVI è 1780, qui siamo nel 1930, si parla di fuori epoca, non ci interessa. Qui siamo nel 1960, sia come produzione che come stile, quindi è un'invenzione del suo tempo e a noi questo interessa. Ok? Questa, siamo al centro della Roma antica, a 2 passi dal Colosseo, e queste sono la vista da questa casa. C'è una foto di un bimbo e una cartella in cuoio. Vuole vendere questi? O forse sono dei... Per No, no, li posso vendere, sì. entrambi 20 euro? Va bene, d'accordo. Stile Luigi XVI, Mogano, manifattura italiana. Se vuole, per questo le posso dare 50 euro. Questa è sempre la stessa firma, potrebbe essere lei, giusto? Potrebbe anche essere lei. Nel qual caso, se vuole, li vorrei comprare, se lei vuole vendere, perché così faccio tutta la collezione. Intera. €10. Sono... No, questo è un altro vettore. Quelle sono Luxardo. Ah, Luxardo. Sì. Sono foto. Sono foto. Foto Luxardo. Ah, come no, Sono foto certo. ritoccate, eh? Sì. Quindi sono molto particolari perché tanto che mia moglie ha chiamato Luxardo.
Purtroppo non c'hanno più, è rimasta uno degli eredi, quindi stanno E chi smobilitando. raffigurano? Lei è la cugina di mia moglie e l'altra è la sorella. Quindi chi è Maria Grazia? Nessuna, la madre, Maria Grazia, era la zia di lei. E Ok, ma queste foto di la zia Luxardo lei le anche vuole vendere? Io le offro 25 euro a quadro, quindi 100 euro. Questa scatola con vecchie foto non è vera, cioè. io. No, No, vabbè. ok. Dottore, questo orologio? Una cosa romana degli anni 30, le posso offrire 25 euro. Non finiamo prima qua. Vuoi finire prima qua? Va bene, per me va bene. No, scusi, andiamo qua, il lampadario. Dottore, questo lampadario lo voglio vedere. Questo è ottone anni 60. Se lo vuole vendere io posso, per questo lampadario posso offrirle 50 euro. Andato, quindi questo lo prendo. Aggiungiamo. Sì, aggiungi. E poi. Poi c'è da prendere questo di lampadario. Il lampadario della pasta, questo Sì, l'abbiamo già l'avevamo già messo. messo in conto. Vi voglio far vedere una cosa, non è in vendita perché chi ha acquistato questa casa la vuole tenere, però è bellissimo. Guardate, ed è ancora funzionante. Vabbè, per i miei giovani telespettatori, penso che non sappiano neanche cosa sia, i ventenni. Ho visto che ci sono tanti ventenni che mi seguono e mi fa molto piacere. Questo è un telefono a muro. Ancora prima del telefono, quello che i vostri genitori poggiavano sul tavolo della mia generazione, il Guarda, telefono questo stava qua sono attaccato al tutti muro, quindi pensate comuni. che scomodità che era. Ogni Si può volta che stare bisognava fare una vicino. telefonata, riceverla, bisognava venire qua, stare qua. Altro che smartphone, altri tempi. La cosa, in genere li compriamo questi perché c'è un piccolo collezionismo anche su questi oggetti. Questo non l'abbiamo comprato e mi fa molto piacere perché chi ha acquistato la casa l'ha apprezzato e se lo vuole tenere. Quindi rimarrà attaccato al suo muro per ancora tanti tanti anni come testimone di quello che è stato il tempo passato. Ma perché non prendete l'ascensore? No, si è rotta. Ah. Si è rotta l'ascensore. Ok, andiamo su. Do un'occhiata nei cassetti? Sì, prego. Posso vedere un attimo questo vaso? Sì, prego, se ci arriva perché non capisco cosa sia, sinceramente. Cioè la... Legno. Ah, ecco perché è pitturato. Legno. Legno. Questo è stile Forse Luigi XIV, però è fatto ovviamente nel Novecento. Tardo Novecento. €40. Ha Ha giudicato. sono bravo, sa condurre le aste, mi pare. Vaso legno. Qui mi pare che avevamo visto, non mi pare che ci fossero Forse vuole che do un'occhiata qua dentro? Sì, prego, prego. Un portafoglio antico in cuoio. Ah, Guardi che ci sono dei soldi. addirittura.
magari ci fosse qualche se stesse, non si sa mai, eh? L'oro magari. Ma questa non è una produzione dell'artista Maria Grazia Bolloni? Non credo. Non mi sembra una cosa sua. Forse l'hanno fatta lì nella scuola da lei, perché per conservarla così... Ah, perché lei aveva degli allievi? Sì, secondo me sì. Ok. Non c'è nessun timbro, nessuna firma, però è tutto un servizio ed è carino. Sì, è un bello stile. Non so, 35 euro? Va bene. Quindi, scatola ceramiche anni 70, 35 euro. ...1970-80, 35 euro. Do un'occhiata qua? Sì. Un dipinto che nessuno ha visto negli ultimi 50 anni, vediamo un po'. E niente, è una tela vuota. È una tela vuota. Peccato. Pensavo fosse un Van Gogh, visto. Io ci ho sperato. Un Van Gogh se vuole. Un'altra tela vuota, ok, questo ti spiega perché Maria Grazia Bolloni era non solo un artista, ma anche un insegnante di arte. Quindi queste sono cose probabilmente di scuola, dei suoi allievi. È strano che ci sia una tela in realtà, perché non ho visto oli su tela, che lei sappia ha dipinto anche su tela questo artista. Potrebbe essere, sì. Cerchiamo qualcosina. Potrebbe essere stato anche distribuito tra i galeri. Ok, no, questa è la scimasa dell'altro di questi comodini. Questi comodini sono Italia anni 30, sono un revival dello stile, diciamo, barocco, in realtà un po' di rinascimento, l'impostazione è rinascimentale. Sono cose che noi non acquistiamo perché è difficilissime da vendere. Ah, questo l'abbiamo acquistato. È un servizio in cristallo e acciaio, probabilmente 1970. È un servizio da scrivania. Quindi lo mettiamo qui insieme alle altre cose. Vediamo qua. Questo è il baule che abbiamo acquistato. Attenzione, chissà che c'è dentro. No, niente. Purtroppo non c'è nulla, lo mettiamo via. Dottore, apro il baule più grande? Sì, sì, sì. Mi pare non ci fosse nulla, però controllo. Non c'è nulla. Sì, questo non lo ritiriamo perché per esperienza so che è qualcosa di invendibile. Non mi scrivete nei commenti che l'avreste voluto, perché non vi credo. Queste sono una coppia di cornici, le volete prendere? Sì, controllo che siano una coppia, se sono diverse. Sono diverse. 40 euro entrambe, se vuole. Va bene? Non sono in legno, sono in pastiglia, ma sono carine per qualcuno che ha un quadro. Vai, stai a pestare la lista. Quindi coppia cornice. Coppia cornici 40. Grazie. Non c'è nulla. Questo è il comò ovviamente di questa camera da letto. Marmo grigio, pero tinto a noce, impostazione barocco. Manifattura italiana degli anni 30. Anche in questo caso non lo ritiriamo perché purtroppo al momento questo tipo di mobile antico non ha mercato. Sedia da bambino 1950. 20 euro. Ok, grazie. Va bene. Sedia bimbo.
Ma questa è sempre lei? Sono opere tarde se è lei. Non lo so, sinceramente. O forse sono degli allievi, perché forse non è la stessa mano. Lo stile non mi pare proprio il suo, però forse sono quelle che faceva fare nella scuola. Sì, potrebbe esserci la sua mano e poi gli allievi l'hanno finita, no, perché finito. La qualità non è la stessa. Sì. Adesso passiamo al terrazzo, che è veramente bello. Vieni. Questo quindi è un palazzo, questo qui è un palazzo del 600 e da qui si vedono gli altri palazzi del 600. Siamo nel cuore del Rione Monti, a 2 passi dal Colosseo, a 4 passi dalla stazione Termini. Molto spesso in questi terrazzi troviamo vasi antichi o statue o cose che ci interessano. In questo caso non abbiamo trovato nulla, non abbiamo preso nulla. La casa è in vendita e quindi chi acquista la casa acquisterà anche queste bellissime piante. Spero che le lascino perché sono molto belle. Peccato che ci sono questi palazzi, sennò vedremo il Colosseo, sta proprio qua dietro. Adesso andiamo in un altro appartamento, sempre della stessa proprietà al piano di sotto, vediamo se c'è qualcos'altro da comprare. L'ingresso l'abbiamo già concordato con il dottore. Questo è un ingresso anni 50. Formato da 4 pezzi, lo specchio, le 2 applique, e l'attaccapanni. La scaletta, questa l'ho presa. La scaletta quella no. Ah, già è vero che la vuole fare. Lei la vuole per mettere le piante in campagna. Ok. Quindi questi sono anche mobili. Più tardi, sì. Qui siamo nel 1970, questo tipo di mobilio in stile non lo compriamo, non ha mercato. Sembrerebbe una rappresentazione anni 60 della Medusa. Sì, non è, però non, no, è, non conosco il pittore. Non è nessuno di loro due. Allora, queste se non sbaglio le ho prese, giusto? Sì, queste e quelle di là. Guardate anche il tavolinetto. Era lei la cugina. Ah, questa è sempre la foto di Luxardo. Ah, questa è la cugina, giusto? Questa è la cugina che viveva qui. Vuole vendere sempre anche questa? Questa credo che mia moglie se la voglia tenere. Te ricordo perché. È la stessa, infatti si vede. Eh sì, è lei. È lei. Bruneria. Che bella che era. Sì. E quella, ho paura che questa sia in stile. Non so se questa non è antica, è una cosa, recente. Di pavimento. Sì. Stile. Stile anni 40-50, sì. Molto carina, però non è antica, non è dell'epoca. Non è dell'epoca. Qui dentro sa che se c'è qualcosa. Questo è uno scafo. Questo è un letto addirittura. Qui non c'è niente. È della stessa epoca della camera da letto che abbiamo comprato di sotto, quindi anni 50, anni 60, molto bello, però troppo grande, poco commerciale, purtroppo anche questo lo lasciamo. Dottore, ma questo quadro lo vuole vendere?
facciamo una trentina di euro? Va bene, sì. Non so chi sia. Non so neanche io chi sia, non so perché sia lì. Olio 30. Metto qua. Queste le ho prese, vero dottore? Sì, insieme agli altri due di là. Queste sono due poltrone anni 60, le abbiamo comprate. La camera da letto non l'abbiamo comprata perché è sempre anni 60, però è uno stile del passato, quindi noi il revival non lo compriamo a meno che non sia di altissima qualità. Però mobile originale e revival, la differenza è questa. Qui siamo sempre nel 1960, ma le poltrone rappresentano uno stile di quel periodo, quindi del 1960. La camera da letto è un revival, quindi è qualcosa che è stato prodotto nella stessa epoca delle poltrone, però uno stile del passato. Qui si mischia Luigi XV e Luigi XVI, quindi non è una cosa interessante dal punto di vista artistico. Sono mobili usati, riguardano il mercato dell'usato, che ha sempre una dignità sua, però non riguarda il lavoro dell'antiquario. Questo è del nono anno dell'opera d'artista. Queste sono tutte foto perché c'era il padre che era un preside di scuola. Infatti sono 33. La squadra, giardino d'infanzia, mascherini. Questi sono tutti degli anni 30, 33, 34. La scuola Pistelli, infatti lui... Sì, guardi, dal punto di vista artistico non sono di interesse. Sì. Documentalmente li posso acquistare. Sì. Vediamo. Infatti la scuola... Quella elementare, Ermenegildo Pistelli. Lui credo che fosse il preside della scuola. Sì, eccola. Chi era il preside? Il papà di Maria Grazia Polloni? Sì, esatto. Istituto coloniale fascista. Ma non c'è più questo. Il barillo addirittura. Questo è del 29. Guardate la propaganda. Sì, sì. Ogni bambino con la bandiera dell'Italia. Mamma mia. Contributo per la raccolta dei metalli. Addirittura le pentole. Ah, la raccolta dei metalli. La raccolta dei metalli. Ma prima della guerra già c'era la raccolta del metallo? Questo è 14° anno dell'era fascista, quindi 22 più 14. Siamo nel 36. Si preparavano già alla guerra? Sì, perché non si spiega. O forse c'era l'embargo dell'Inghilterra e della Francia, quindi dovevano... Sì. Quindi riutilizzare... Per via della campagna d'Etiopia, probabilmente. Probabilmente è quella. Beh, questi mi interessano dal punto di vista storico. Hai idea di quanto voleva realizzare o se le voleva vendere? Beh, questi interessavano a questi qua sotto sotto all'angolo, perché dicono che ci sono dei collezionisti che la roba d'epoca la vogliono, per farli contenti. Guardi, io le faccio un'offerta, poi lei decide se... Io di tutti quanti le posso offrire 200 euro. Il nostro lavoro si è concluso, non è la fine del nostro lavoro, solo nell'appartamento, ma inizia un altro tipo di lavoro. Adesso portiamo tutto nella nostra galleria. Ogni singolo pezzo viene studiato, restaurato, gli diamo una paternità alle opere di cui possiamo dargliela, se sono firmate meglio, se no ci perdiamo un pochino di tempo per capire chi ha dipinto e tutto quanto. E poi faremo magari un video conclusivo nella mia galleria dove abbiamo già studiato, prezzato, messo in carico dal punto di vista del magazzino tutto quanto.
Con questo vi saluto, vi ringrazio, è stato un piacere come al solito essere accompagnato da voi nel mio lavoro quotidiano e a presto!